benvenute nel mio bagno e bentornate e benvenute sul mio canale. Innanzitutto mi presento, se è la prima volta che ti capita di vedere uno dei miei video, io sono Maggie e sei sul canale Fra me e te. Oggi ho intenzione di mostrarvi quali sono i prodotti che sto utilizzando in questo periodo per la pulizia del mio bagno. Da premettere che li ho un po' cambiati, ho voluto utilizzare nuovi prodotti, quindi vi mostro quello che ho acquistato qualche giorno fa. In uno svuota la spesa di qualche giorno fa ve le ho mostrati, in questi giorni le ho continuati ad utilizzare, non mi fanno uscire pazza, però molte di voi mi hanno scritto di dargli una possibilità perché sono dei prodotti buoni. L'unica cosa è che quello che io poi rispondevo alle ragazze che mi scrivevano nei commenti sotto i video è che tutti i prodotti che sono in mousse io non riesco a lavorarci bene, ma è una questione mia che sono io impedita in alcune cose, però mi do anche io una seconda possibilità, quindi mi preparo, in verità ho finito di prepararmi, infatti vi ho fatto vedere quello che ho fatto questa mattina. Vado alla pulizia del bagno con questi nuovi prodotti e ci vediamo dopo. Allora, ho applicato questo prodotto, quello che appunto vi ho mostrato, su tutti i sanitari, anche sul lavabo ovviamente. L'unica cosa che io andrò a fare in più è quello di utilizzare un prodotto ulteriore per quanto riguarda la parte in acciaio e metallo del mio bagno, in quanto credo che questo prodottino qui non sia effettivamente proprio un anticalcare, e vi mostro qual è. Allora, il prodotto in questione che io sto utilizzando è della Sial, anticalcare, rimuove il calcare e ridona brillantezza alle superfici. Io ovviamente lo andrò ad utilizzare solo qui e qui. Oh,
Allora, ragazze, ho terminato di pulire il bagno. Qui vi metto in mostra i tre prodotti che ho utilizzato per la pulizia. Il Sial anticalcare, quale io mi trovo veramente bene. E questi sono stati i miei due nuovi prodotti che ho utilizzato in questa settimana. Beh, cosa dire? Effettivamente, questo prodottino qua, quindi l'ace bagno con candeggina, diciamo che il suo lavoro lo fa, nel senso che mi sono resa conto che effettivamente riesce a sbiancare e pulire bene i sanitari. Il difetto, a mio parere, per me è il suo erogatore, perché è solo in mousse, quindi quando io lo vado a spruzzare praticamente mi va da tutte le parti, sulle piastrelle, sul mobile, qua vicino mi è andato, insomma, faccio un po' di casini quando vado ad utilizzarlo. La fragranza non mi piace perché si sente molto la candeggina, però ho visto che c'è anche quella senza candeggina su alcuni video di alcune ragazze che io seguo. Se non avessi preso questa tipologia con candeggina all'interno, forse un bel 10 gliel'avrei dato, ma per il momento rimango su una buona sufficienza, ma per una questione solo di erogazione e di profumazione, cosa che un po' mi viene smorzata dal DAC Total Action Gel. Vi ho fatto vedere come io lo utilizzo e come mi aiuta a smacchiare bene il WC. Ottimo prodotto, mi sto trovando veramente bene. Anche per lui l'unica cosa è la profumazione, che è talmente forte che riesce a coprirmi l'odore della candeggina dell'ace bagno, quindi diciamo che tutte e due messe insieme si compensano. Anche per lui una sufficienza, quindi continuerò ad utilizzarli sicuramente. Io comunque volevo ringraziare, mi pare, Adriana Om, mi pare che sia il canale. Magari poi vi metterò nell'info box il suo canale per andarla a trovare. Mi ha dato un ottimo consiglio sull'ace. Mi ha detto: se non riesci proprio a sopportare il profumo e non ti trovi bene nell'utilizzarlo, puoi utilizzare questo prodotto come detergente proprio per il WC. Quindi, se continuandolo ad utilizzare io non riesca proprio a tenere questo prodotto perché mi dà fastidio la puzza, perché mi dà fastidio l'erogazione, eccetera, eccetera, lo andrò ad utilizzare per come mi è stato consigliato da Adriana. Quindi, grazie, grazie, grazie. Allora, ragazze, cosa dire, con i protagonisti del video che sono qui alle mie spalle, vi saluto, ringrazio come sempre i nuovi iscritti e chi mi segue già da un po' di tempo, vi do un grosso bacio. Il video termina qui, diciamo che possiamo metterlo tra i video first impression, quindi prima impressione sull'utilizzo di alcuni prodotti nuovi che momentaneamente hanno passato la sufficienza. Per me, ovviamente. Ma se qualcuno di voi li ha utilizzati, scrivetemi nei commenti e fatemi sapere come voi vi siete trovate. Bene, ragazze, io vi saluto, vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale se vi va e attivate la campanella per le notifiche. Nulla, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!